Oppure di sabato mattina, alle 8, in punto. Sto vulcano come attivo. O il comune che ha scelto due o tre punti dove gli sparsi dell'immondizia senza portare le discariche, facendo diventare il paese una discarica. Fa qualcosa di strano. Io sto sveglio perché già sto di stranieri. Quelli che passano qua, questo non è un ospite. Hanno pigliato l'abitudine, perché i vizi le abitudini si prendono, di strombazzare, anche senza motivo. C'è passato uno che ha suonato fino giù alla fine della discesa e oltre. Se pigliano queste licenze, beh, forse la sera, dice, si è abbrigato. Uno lo capirebbe pure. Ma se questi sono più ubriachi la mattina della sera, e qua piega male il discorso. C'è una gang che là si è sbagliata a pretendere tanto. Questi vogliono sopraffarti, qua succede l'inferno. Qua si scappano i morti, uno già si è scappato. Uno già si è scappato da morto, un impiccato. Che fa comodo dire si è impiccato, diciamo si è impiccato. E non so gli altri che verranno, perché continuando questo passo ne verranno altri. Situazione tutta fuori controllo qua. Vogliono fare da padroni. Sono perseguitati in patria. Perché? Perché rompono i coglioni. Allora se ne vanno e chi li tollera deve tollerarli a grandi. Si concedono tutto. Io a quel dittatore nordcoreano ho sempre disapprovato l'ultimo gesto che ha fatto, ho detto fa schifo questo. Stamattina ho dovuto dire quello c'ha ragione. Quello ha ammazzato qualcuno, ha giustiziato, che sicuramente l'avrebbe fatto fuori. Ha detto, così, allora via. Quando dovete essere voi a far fuori me, allora vi faccio fuori io e do l'esempio anche ai parenti. E stamattina gli ho dovuto dare ragione. Il dittatore nordcoreano c'ha ragione. Ha voglia l'ONU di quello che vuole. Quello c'ha perfettamente ragione. Ma alle 9 si è buttato a tenerlo. Da dove viene questo? Sento pure il rumore del terremoto dietro. Lontano. La fumo addirittura. È normale?
prima non c'è stata. È venuta dal vulcano quello sotto Rieti, a quattro strade. Là c'è un vulcano, però arrivati lì a Cancello delle Moniche, ciò che si vede dalla Ternana non si riesce più a percepire. Mica uno può perdere la vita presso questi cazzo di vulcani.